Calmati, calmati. Deve esserci stato un malinteso. Ascolta, amico. Ecco. Fatti un'altra bevuta, Gray. Ti aiuterà con la mira. Ti prego. Ecco, usa la mia arma. Guarda che il mirino è impostato un po' a sinistra rispetto al bersaglio. Niente male. Ora provaci tu. Ok. Prima risponderai alle nostre domande e minori saranno le probabilità che ti facciamo saltare la faccia. Ok, basta, basta. Ok, vi prego. Vi dirò tutto ciò che volete sapere, ok? Qualunque cosa vogliate sapere. Qualunque cosa. Qual è la taglia sulle nostre teste? Mezzo miliardo ciascuno. Porca miseria. È raddoppiata dopo la razzia di quei rifornimenti. Sarrano in persona lo ha comunicato. Mezzo miliardo. Non male. Per te forse. Io valgo almeno il doppio. Ecco. Bene. Apprezzo la tua sincerità con no, noi. Ma che cazzo? Vi ho detto tutto! Già, hai tentato di ucciderci, eh? E spiegarci perché l'hai fatto non basta per salvarti. Molto bene. Molto bene. Ti ho detto tutto quello che so! Ma taci. Attenzione, sicure oscuratori. Era il terzo cacciatore questa settimana. Sarrano ci ha scatenato contro una banda di assassini. Andiamo a depredare qualche nave confederata. Meritiamoci quella taglia. Ecco, a posto. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Frex Games. Dopo 10.000 secoli torniamo con una nuova serie, ovvero Bulletstorm. Oh, ragazzi, cioè, io perché non l'ho scoperto prima sto gioco? Questo gioco è fantastico, è spettacolare. E tra l'altro la versione che sto giocando io adesso è la remastered, cioè la full clip rilasciata nel 2017. E infatti sto giocando non in 1920, ma sto giocando in 3840. Quindi vabbè, purtroppo YouTube sminchierà un po' la risoluzione. Però per dire, sto giocando a una risoluzione, diciamo, superiore allo standard, ecco, 3840, vai, così. E quindi niente, andiamo a guadagnarci questa taglia, dato che a quanto pare è mezzo miliardo. Mamma mia, comunque, giusto per, e poi andiamo in quella direzione. Io non è che sono sparito nel nulla, ragazzi, perché qualcuno dice: Vrex, sei sparito nel nulla, che fine hai fatto? Io, ragazzi, mi sono trasferito su Videogiochi Italia, quello è diventato il mio canale principale. Vrex Games è il mio canale, diciamo, è diventato secondario. Ovviamente qua la porta non si apre. E finisco un attimo. Magnifico. Finisco un attimo velocemente il discorso e poi proseguiamo. Facciamo una cosa molto breve. E mi troverete molto. Cioè, mi troverete là su Videogiochi Italia, c'è il link in descrizione. Ma qua su Vrex Games porterò poi altri gameplay dei gioconi che usciranno poi nei prossimi mesi. Comunque non sarà una presenza, nel senso, Dio, Vrex è tornato. Io sono tornato per fare questa serie. Poi dipende da voi, dal vostro feedback. Quindi fatemi sapere se volete vedere Bulletstorm sul mio canale, e quindi dipende molto anche dal feedback che ottengo con le varie serie. Che gran bastardo. Ah, quello è il tizio che abbiamo cacciato fuori, che ci ha fatto esplodere il vetro. Allora, stupido cacciatore. R, vai. Hai detto che avevi controllato. Mai delegare dei compiti importanti a chi è sbronzo. Cioè, ragazzi, su questa serie, se volevate una serie da ridere, questa, mamma mia. Ma cazzo, si può sapere per quale motivo mandi a puttane ogni cosa che tocchi? Beh, tua madre è sopravvissuta, no? Ecco. Ecco perché la vecchia ora cammina così. No, ma poverina. Quindi che si fa? Devo dirtelo io di abbassarti? No, no. Faccio... Sarebbe carino. Dimostrami il tuo affetto. Oddio. Mi mancava quest'umorismo. Spiccio. Voi ragazzi siete... Cosa? C'è qualcosa che blocca la porta. Cosa? Che? Indietro, nulla. Doc. Me ne occupo alla mia maniera.
Ah, ok. Chi di ovviamente. Voi teste di cazzo ha lasciato quel cacciatore con una granata? Lui, è stato lui. Siamo nei guai, avvio la curvatura. Forza allora, sto arrivando. C'è rimasto okay. Qualcosa da bere? No. Ma abbiamo del solvente in magazzino. Il solvente, che ci fai col solvente? Mi servite sul ponte? Ok. Ho già impostato i comandi prima di iniziare a giocare, perché altrimenti si correva con spazio, invece no, si corre con shift e ci si accucciava con C invece che con control. I comandi di default americani fanno schifo comunque. Sì, ah ok, sì, mi ricordavo della scivolata, ok. È un cazzotto che con un cazzotto premo 35 pulsanti, ma vabbè. È molto cazzaro sto gioco, io vi avviso. È bello per quello. Con il nostro protagonista che assomiglia a Logan, a Wolverine. Attenzione signori, capitano sul ponte. Ho seguito la rotta dei rifornimenti della Confederazione. Oddio, Claudio Moneta. Curvatura, lui era proprio lì. L'Ulysses. Vi farò uscire da qui. Arriveremo in un campo di materia oscura. No, e lì staremo bassi. Non andremo da nessuna parte. Quella è la nave più famosa di tutta la Confederazione. Il generale Sarrano sarà a bordo. Il Natale è già qui, ragazzi. C'è un gran pezzo di merda, un omicida là fuori, che sta aspettando noi. E noi gli daremo una bella sistemata. Siamo con te, Gray. Sarrano ci ha davvero sistemato bene. Già, ma ora è diverso. No, sei ubriaco. Ancora. Non dureremo più di 15 secondi. Hai perso la grinta, esci. Come ho giurato, ti servirò, malgrado la tua avventatezza. Però... non morirò per la tua vendetta, Gray. Nostra vendetta. L'Ulysses tenta di aprire un canale di comunicazione. Armare i cannoni anteriori, mandiamo un messaggio. Se qualcuno vuole ammutinarsi, questo è il momento. Nessuno? Ah, classico, sì, perché poco prima di un ordine c'è sempre quello che si ammutina. Sarrano rimpiangerà di non aver triplicato la taglia. Ah sì, ok, vai, facciamo fuoco. Il gioco vi butta subito così nel cuore dell'azione, ma poi viene tutto spiegato perché cercano vendetta. I missili ci fanno affezzi. Eliminiamo i cannoni esterni dell'Ulysses. Sì, se no veramente. Ah, ok, c'è anche la barra della vita della nave in alto. Ok, non c'è il surriscaldamento, quindi io mi addormento sul pulsante, quindi faccio uno sfacelo. Abbiamo accarezzato il propulsore, eh. Vabbè. No, bestia, mostro. Ok, va bene. Saremmo morti comunque. Ora è un dato di fatto. Avevo da fare quest'ultima cosa. Dovevo assicurarmi che non saremmo finiti all'inferno da soli. Generale, voi verrete con me. Vi porterò tutti con me fino all'ultimo bastardo. 15 uomini sulla cassa del morto, yo-ho. E una bottiglia di rum. Per conforto. No, che salta? Non salto niente io. Quindi adesso facciamo, esatto, qualche anno prima, qui adesso facciamo un salto nel passato e ci spiega perché il nostro protagonista è così bramoso di vendetta. Parte molto importante questa, su cui poi si basa l'intero gioco.
cannibali gravitazionali sono davvero deliziosi, Doc. Metto che ti piacciano. Nessuno dovrebbe provare piacere a uccidere. Siamo soldati, non assassini. Capito? Se preferisci un termine più soft, Ishii. Che dici di squadra terminazione persone sgradevoli? Sto perdendo la pazienza, Rel. Non è mia intenzione. Ma se volessi farlo, sarebbe il posto giusto. Che figata, però. No, scherzi a parte, il cervello veramente va in trip quando ci sono i giochi di prospettiva, perché la visuale normale sarebbe questa, no? Però noi siamo su un palazzo della fiancata così, e qui questa praticamente è il nostro orizzonte, non quello, quello laggiù. Quindi il nostro cervello si ingrippa con questi giochi di prospettiva. Per esempio, questo canale qui in realtà è la tromba dell'ascensore, o meglio, il canale dell'ascensore, non la tromba. Ah, ok, così, croc. Perché non facciamo una telefonata? Così li avvertiamo del nostro arrivo. Infatti. Il nostro itinerario, magari. Mamma mia. Considerando i mezzi a disposizione di Novak, dovremmo incontrarti la resistenza. Oddio, l'audio che si ingrippa. Siamo una missione. In questo momento il nostro super sensitivo sta captando delle vibrazioni negative. Ecco. No, comunque, scherzi a parte, dicevo, hanno fatto veramente un lavoraccio, cioè un lavoraccio nel senso buono, con la rimasterizzazione in Full HD rispetto al gioco del 2011. Mamma mia, complimentoni. Infatti io giocai a quella versione. Irrompi. Al mio segnale, 3, 2, 1. Assassina Bryce Novak. Sarrano vuole che facciamo saltare quel terminale. Occhio allora. Quando ci prelevano? Stai calmo, capo. Siamo in orario. Ehi! Che cazzo, ti ho detto di innescare queste cariche, non di controllare le mail. Che state combinando? Che cos'è questa roba? La lista dei nostri colpi. Abbiamo ucciso persone innocenti. Novak era un reporter. Aveva appena documentato la corruzione di Sarrano. Voglio parlare con Sarrano. Generale Sarrano, io... Che cosa cazzo ti è saltato in mente? Stai chiamando dal luogo della missione. Tu, gran pezzo di merda. Chiudi quella fogna e rispondi a una domanda. Queste persone ci hai fatto ammazzare dei poveri innocenti. A me, in nome della Santissima Riverita Vergine Maria, cosa credevi di fare questa volta? Ai brutti criminali, traditori, assassini agli ordini della Confederazione. Questo sta fuori. Avete spacciato i bersagli per schiavisti, contrabbandieri d'armi, assassini. Sì. E allora? Che abbiamo ucciso? Novak! Stava raccogliendo prove per incriminarvi, luridi pezzi di merda. Voi l'avete ucciso per insabbiare i vostri crimini. Esattamente che cosa facciamo? Voi servite con orgoglio un generale valoroso di questa confederazione. Una causa che sostenete con tanto fervore da sacrificare con gioia le vostre inutili vite per difendere la sua sicurezza, la felicità dei suoi comandanti e sostenere la sovranità dei suoi governanti. Sì. Voi cani fetenti, vi prostrerete portandomi le vostre scuse o mi fotterò le vostre vite. Io adesso ti ammazzo! Ehi, amico, ma che cazzo? Mi sembra che la decisione che hai preso per tutti noi sia piuttosto pesante. Ok, saliamo a bordo della Spectre verso i sistemi periferici. Fuori dai confini della Confederazione. Non credo che ce ne andremo da questo pianeta, Grayson. Oh mio Dio. Ehi, tutto ok, tutto ok. Non ti faremo del male. Andrà tutto bene. Ishii, stai con me! Me ne
Combattete duro! Combattete! Capito, ragazzi? Questo, il colonnello praticamente ha formato questa task force per andare a uccidere praticamente la terroristi, assassini, eccetera. Mentre invece, cioè, o meglio, li spacciava così. Mentre invece, mi stai facendo fare tutto il lavoro. Sì, arrivo, ci sono anch'io, non ti preoccupare. Mentre invece li aveva spacciati, cioè li aveva spacciati per gente da eliminare, quando invece erano tutti innocenti. Noi abbiamo appena è quello che abbiamo ucciso prima, che era un giornalista, stava raccogliendo le prove della corruzione del generale Sarrano e di conseguenza nostra, nel senso che noi ai suoi ordini abbiamo ucciso gente innocente e noi adesso dobbiamo scappare perché siamo latitanti, abbiamo tradito. Ishi Sato, tu sei famoso dalle mie parti, ucciderti renderà famoso anche me. Esci! Corri, ragazzina, vai all'ascensore, scendi e vai dagli sbirri. Quindi questo è quello che è successo un anno fa. Adesso ritorniamo al presente? Sì, oggi ce l'ho scritto, ok. Forza! È un brutto momento. Sta arrivando. Quindi possiamo dire che il gioco vero e proprio inizia adesso. Fottutamente messo male. Sì. L'hai visto quello? Capsule di salvataggio dell'Ulysses. Ne ho viste un po' schiantarsi. Anzi, parecchie. Ma non importa. Alzate il culo, mi serve il vostro aiuto. Quindi la prima parte era giusto per dare un'infarinatura. Possiamo dire che il gioco inizia ufficialmente adesso. Quindi abbiamo visto il personaggio che vuole vendetta. Abbiamo scoperto il perché vuole vendetta. E adesso praticamente comincia l'avventura. Mio Dio. Con Ishii, messo male, c'ha una gamba un po'. Guarda, bruciato sulla testa, messo malissimo. Riprenditi, forza, portatelo all'infermeria. Doc, anche un. Vai e basta. Il braccio bruciato, no, messo. Fornisce assistenza. Oddio, ma c'è anche l'osso ciondolo. No, ha perso il braccio. Ishii ha perso il braccio. E forse anche la gamba, e forse anche. Come fai a sopravvivere con un buco in testa così? Mi esce tutta la pelle bruciata dal. Il solito pugno che preme 35 pulsanti, vabbè. Dobbiamo andarcene subito da questa nave. Non abbandoneremo Ishii. No, finché esiste una possibilità di salvarlo. Ok, ok. Se Doc ritiene di poter fare qualcosa. Devi aiutarlo, Doc. Con tutti i tuoi interventi di chirurgia cibernetica sul campo. Deve rimpiazzare. È vero! Guardalo, Gray. Metà del suo corpo è maciullato. Provaci almeno. Lui lo farebbe per chiunque di noi. Forse. Forse potrei. Ma avrei bisogno di una cella energetica a fusione per alimentare la biogiunzione. Le abbiamo esaurite da mesi. Anche le gocce di sangue. No, non c'era. Deve esserci un altro modo. Le capsule di salvataggio dell'Ulysses. Alcune sono state espulse. Aspetta un attimo. I motori vanno con quelle celle. Sì, signore. Andiamo, Rel. Il tempo stringe. Tienilo in vita. Noi torniamo subito. Ok. Cioè, belli questi dettagli comunque, anche le gocce di sangue così. Ora non ricordo se nella versione quella più vecchia del 2011 c'era, no? Questa cosa. Non me la ricordo. Comunque, sincero con te, mi ha sorpreso in positivo. L'hai proprio fatta fuori dal vaso. Lo so, ho fatto un bel casino. Aspetta, l'hai sentito? Quel gran fottuto casino. Figlio di puttana! No, calcia, calcia! Se non ci capite niente all'inizio non vi preoccupate, verrà tutto spiegato. Cioè la prima parte è molto. Molto spara spara. Lo sprizzano solo gioie, divertimenti e ogni genere di benedizione. Sta zitto, andiamo verso l'altra uscita. Infatti siamo ancora al prologo, tra l'altro. Oh! Trova poso. Olè. Poteva esserci un modo peggiore per trascorrere la giornata. Forza, proseguiamo! Hai scelto che figa su cui schiantarti, capo. Già. Se ci fate caso, non c'è uno straccio di HUD per il momento.
Dicevo, perché appunto questa è l'introduzione del gioco, il prologo. Non so neanche se si può morire. Arrivo. I selvaggi giusto. Del posto stanno interferendo, Doc. Ce ne libereremo il prima possibile. Uccidili in fretta, idiota. Fai quello che devi fare. Porca miseria. Oh, l'Ulisses. L'Ulisses. Abbiamo fatto precipitare quel bastardo. Sono certo che quando lo saprà Ishii si sentirà molto meglio. Preparati, dobbiamo farli fuori in fretta. Porca miseria se sono duri questi. Vabbè, con l'arma di base è normale, eh. Ok. Cazzo. È uno dei membri della nuova squadra di Sarrano. Quel pagliaccio. Ah, il cappio! Bello! Meno male che era il top di gamma. Final Echo, Elite. Così conciato non sembra poi tanto Elite. No, infatti. Le voci erano vere. I Final Echo utilizzano i cappi. Credevo che le armi a legame istintivo fossero fuori legge. Infatti lo erano. Il cappio a legame istintivo. Se quella è potenza di fuoco, ci servirà. Quindi ficcatelo dove sei tu e gioisci bene. Questi doppi sensi. Comunque sì, no, questa praticamente è una sorta di frusta a energia che si lega con il suo utilizzatore. Quindi se metti caso qualcuno me lo vuole rubare, non può usarlo perché è legato al, tipo al mio DNA, una cosa del genere. Però prima di raccoglierlo, volevo vedere un attimo. Mamma mia, i veicoli sono fatti benissimo. Mamma mia, ma le remastered sono spettacolari sempre e comunque, eh. Ok, dai, prendiamo anche, diciamo, la resa ambientale, bellissima. Vabbè, abbiamo visto ancora niente e sono veramente curioso di vedere i livelli più avanti dove ci sarà anche un po' più di verde, un po' più di colori, devono essere uno spettacolo. Raccogli il cappio. Allora, vediamo subito come funziona. Vediamo come funziona. L'ho detto prima io, papà vero. Elaborazione sequenza DNA. Eh sì. Merda. Avevo ricordato bene. Sentirlo adesso. Mi sto parlando. Ottimo, capo, sono davvero felice per te. Adesso cerca di renderti utile e vedi di aprire questa capsula. Oh, cavolo! Ma c'è nulla dentro. Prendi una di quelle celle. Ah, già, sì. Ringrazio. Avevo già dimenticato perché siamo qua fuori a marciare. Ok, ha preso la cella, adesso torniamo da Ishii. Torna al laboratorio medico prima che Ishii muoia. Ok. No. Col cappio praticamente possiamo spostare ostacoli ambientali e possiamo anche tirare via i bersagli dai loro nascondigli. Vedi. Vabbè, questa è una fase tutorial, quindi non posso fare molto. Chi è? Dov'è? Dove? Ah, vabbè, praticamente io faccio così, tac. Bel lavoro con quella. Olè. Ishii può davvero dirsi fortunato ad avere un amico come me. Non credo che in molti altri arriverebbero a fare tutto questo per lui. Doc lo curerà a Rel, vedrai. Ok, ho aspettato prima di entrare per fargli finire di parlare, se no tagliava il discorso. Dai, Rel. Forza, inseriscila.
Ora fuori di qua. Devo biosaldare milioni di neurotrasmettitori. Levatevi dai piedi. Procedura in corso. Soluzione. Dal rumore sembra che siano quasi entrati. Doc, devi sbrigarti, potremmo avere delle visite. Doc! Sta zitto, Gray. Dietro di te! Fuori dai piedi! Procedura in corso. Procedura in corso. No! Sono nei condotti di ventilazione! Dobbiamo proteggere Ishii! Avanti! Forza, cazzoni! Dammi qualcosa per cui valga la pena morire! Pressione in calo. Ehi, state in guardia, bastardi succhiacazzi! Sistema sovraccarico. Sistema sovraccarico. Ehi! Sistema sovraccarico.